Nome. Mattia. Matteo. Età. 27. 26. Soprannome. Costa. Vita Junior. Squadra in cui giochi. Tropical Coreano. Tropical. Ruolo in cui giochi. Difensore. Attaccante. Squadra per cui tifi. Juve. Inter. Chi vince il campionato? Juve. Spero Napoli. Chi vince il campionato di promozione? Speriamo la FIA. È dura. Dico Marinese perché è più avanti. Tre aggettivi per definire il tuo compagno di squadra a fianco a Socievole. Rapido. Bello, dai. Allora, bello no, simpatico, di compagnia, il terzo è massiccio, massiccio. Il calcio, sport, gioco o passione? Passione. Il tuo ricordo più bello? È abbastanza fresco, direi, la vittoria di domenica. Mio, penso che gol che ho fatto in nazionale, Il tuo ricordo più brutto? facciamo pari con la partita dell'andata col Pisa. La retrocessione di 5-6 anni fa. Il tuo idolo fin da piccolo nel mondo del pallone. Andrea Pirlo. Ronaldo, Luis Nazario però. Il tuo compagno di squadra più bello. Pasolini. Non me la sento di Pasolini al momento. Bombe Fratti, grande bomba. Più forte. Matteo. Golinucci. Più ignorante. Ignorante, ti puoi dire da solo. no, da solo non è valido. diciamo, vieni. Se la giocano lui e mio fratello, due belli ignoranti. Credi nelle cabale? A volte sì, e a volte Io ne ho poche, però alcune sì. Ne hai una in particolare? Il segno della croce quando entro in campo. Sì, ne ho due, ma dai, le tengo, sono cavo, le tengo nascoste. Che cosa volete fare da grandi? Ormai. Continuare a giocare e lavorare. Ridendo e scherzando, ormai siamo grandi, già grandi. Ormai siamo su questa vita qua, continuiamo questa. Fino a quanto ti piacerebbe giocare? Mi è rimasto poco, altri 2 o 3 anni forse. Spero il più possibile finché regge il fisico, Hai un diciamo. sogno nel cassetto? Fare un esordio in eccellenza. Non ho mai capito. No. Vincere, salire di categoria col Tropical, dai. 9 settembre 2015, Gazzetta dello Sport. San Marino, Vitaioli segna dopo 14 anni, ma ora torni in fabbrica. Cosa fate oltre a giocare a pallone? Lavorate in fabbrica? Io sì, come babbo. Io anche. Faccio i colori. Costantini e Vitaioli, grandi aperitivi post partite e super serate al Peter Pan, da quello che si vede sui social network. Cos'è che preferite e cosa fate nel tempo libero? Beh, gli aperitivi sono solo in caso di vittoria, quindi vuol dire che la partita è andata bene. E le serate del Peter Pan di solito portano vittorie, quindi. Ma io preferisco gli aperitivi, dirla lunga, anche perché serate non ne faccio tante, forse dovrei farne un po' di più.
Higuaín, 4 giornate dopo la partita Udinese-Napoli, giusto o sbagliato? Giusta, ma tanto ci sarà un ricorso. Vabbè, non servivano, dai. Tanto la Juve ha già vinto il campionato. Uno è il capocannoniere del campionato, l'altro è il capitano storico di questa squadra. Top player anche fuori dal campo? No, non credo. Ah, fuori dal campo siamo due ragazzi come tanti, quindi ci sta bene in compagnia e niente di più. La vostra donna ideale. Quella che ho. Romantico. Bella domanda. Non saprei. Ecco. Come ti Sesso. senti se troppo magra? Sesso prima della partita, sì o no? La domenica no, però il sabato sì. Sì, senza, non ci penso più di tanto. La domenica non, no, non mi è mai capitato, non credo di poterlo fare. Cosa fa di un grande giocatore, un grande uomo e un grande uomo, un gran giocatore? La personalità. Io credo l'umiltà sia la base di tutto, invece. Domani è il compleanno del vostro presidente, gli vorreste dire qualcosa? Silenzioso però, tanti auguri, Press. Nel fare gli auguri al Press e ringraziarlo per tutto quello che fa per noi e per portarci a mangiare stasera. È più bello un gol al 90esimo o andare a fare i playoff? Beh, un gol al 90esimo che ti porta ai playoff. Vuole il playoff, un andare ai playoff tutta la vita. Vi accomuna un mister, Achille Fabbri. Se dovreste paragonarlo a un grande allenatore, a chi lo paragonereste? Bella domanda. Mancini, visto che è dell'Inter anche lui. Io più Mastone invece. Il prossimo anno cosa facciamo? Dipende dalla fine stagione. Vediamo come finisce quest'anno, poi magari ci rimane con l'eccellenza, chissà. E Costa esordisce almeno. Magari. Fate un augurio alla vostra squadra o al vostro compagno di fianco. In bocca al lupo per domenica, sperando che sia dei nostri. Gli auguro una carriera ancora lunga e che riesci a giocare in categorie superiori perché te lo meriti, dai. Diciamo così, un buono. Salutate tutti quelli che vi guarderanno. Ciao! Ciao a tutti, grazie, ottima intervista, molto, molto simpatica la giornalista e grazie, alla prossima.